Hare Krishna, Srila Prabhupada di parte seconda, capitolo intitolato Piantando il seme 31 agosto Alcuni si incontrarono al negozio e andarono con l'autobus portando carta, tamburelli e il bongo dello svami. Svamiji vi si recò con un taxi insieme con un gruppo di seguaci. L'abito tipico dei suoi seguaci consisteva di scarpe da ginnastica consumate, pantaloni neri o blu jeans e camicie a maniche corte o camicie sportive con bottoni. Viaggiare di primo mattino nella città alta rendeva allegri i ragazzi, quando videro svamigi alle Nazioni Unite nelle sue fluenti vesti color zafferano, si sentirono ispirati. Svamigi cominciò a cantare, ma immediatamente gli organizzatori della veglia per la pace arrivarono e chiesero loro di fermarsi. Questa era una veglia silenziosa, dissero, doveva essere densa di preghiera, un silenzio non violento. I ragazzi erano annientati, ma Svamigi accettò la restrizione e cominciò a cantare in silenzio sul suo giappone. Un dignitario si alzò prima dell'assemblea e fece un breve discorso ricordando Mahatma Gandhi. Poi, rivolgendosi a Prabhupada, lo informò che ora poteva parlare della pace. Stando in posizione retta, con il grattacielo delle Nazioni Unite che si stagliava in lontananza dietro di lui, Svamiji parlò con voce pacata. «Il mondo deve accettare Dio come il proprietario di ogni cosa e come l'amico di ognuno», disse. «Soltanto allora potrà esserci la vera pace». Mr. Bogart aveva programmato due ore di preghiera silenziosa per lo svano. Prabhupada fece sedere i suoi devoti tutti insieme e volle che cantassero il japa fino allo scadere delle due ore. Poi se ne andarono. Mentre Prabhupada stava tornando verso la città bassa, nel traffico mattutino, disse che New York gli ricordava Calcutta. In mezzo al moto alterno acceleratore freno e al rumore del traffico egli spiegò non abbiamo niente a che fare con il movimento della pace dobbiamo soltanto diffondere questo canto Hare Krishna questo è tutto se la gente lo accetta la pace automaticamente verrà essi non devono artificialmente sforzarsi per avere la pace 1 settembre il New York Post stampò una fotografia del gruppo dello Swami al Palazzo delle Nazioni Unite. Steve portò il ritaglio del giornale a Prabhupada: Swamiji, guarda, si riferiscono a te come. S Sami Shri Kri... Sami Krishna. Credo che Svami Krishna. Prabhupada: Swami Krishna? Questo va bene. Nella fotografia, alcuni ragazzi erano seduti con la testa appoggiata sulle braccia. Dove siete? chiese Prabhupada. Steve precisò: Oh, tu canti così con la testa in giù? Prabhupada si era sentito obbligato a partecipare alla veglia della pace per il suo rapporto con Mr. Bogart. Ora, Mr. Bogart stava telefonando per offrire il suo apprezzamento e per prendere accordi per una visita al negozio. Voleva aiutarlo a cercare di decidere in che modo lo Swami avrebbe potuto operare con le Nazioni Unite e come lui avrebbe potuto sollecitare l'aiuto da parte di importanti persone a favore del suo movimento culturale indiano e della pace. Prabhupada ritenne che la visita imminente di Bogart fosse molto importante e voleva cucinare personalmente per lui ricevendolo nel suo appartamento con la migliore ospitalità. Quando il giorno arrivò, Prabhupada e Kit cucinarono insieme nella piccola cucina per un buon numero di ore, preparando le vivande indiane più delicate. Prabhupada collocò un buon numero di ore. Prabhupada collocò in appostamento Stanley affinché non permettesse ad alcuno di salire, mentre egli stava cucinando il pranzo per Mr. Bogart. Stanley assentì, ammiccando con gli occhi con uno sguardo non precisamente da santo. Stanley si fermò giù nel negozio. Un gruppo di ragazzi arrivò ed egli li avvertì Non potete salire dallo svami, nessuno può. A mezzogiorno circa Larry Bogart arrivò, era pallido, anziano e ben vestito, visto secondo lo standard del Lower East Side. Disse che voleva vedere lo svami Bhaktivedanta. Mi dispiace, Stanley lo informò, mentre con il suo volto fanciullesco cercava di impressionare l'estraneo con la serietà dell'ordine. Lo svami è occupato ora e dice che non può vederla. Mr. Bogart decise di attendere. Non vi erano sedie nel negozio, ma Stanley gli portò una sedia pieghevole. Era un giorno caldo, Mr. Bogart guardava ripetutamente l'orologio. Mezz'ora passò. Stanley sedeva, cantando, e talvolta lo fissava senza espressione. Dopo un'ora, Mr. Bogart chiese se poteva vedere lo Svami ora. Stanley affermò che non poteva e Mr. Bogart se ne andò offeso. Di sopra, Svami girò in ansia, domandandosi perché mai Mr. Bogart non era arrivato. Finalmente mandò Keith e Stanley gli riferì dell'uomo che se n'era andato. Che cosa? esplose Kate. Ma era lui che... Dopo pochi secondi, Svami udì ciò che era accaduto e si infuriò. Scese al negozio. Sciocco, sei soltanto uno sciocco. Si voltò e incollerito rimproverò tutti nella stanza, ma soprattutto Stanley. Nessuno mai aveva visto lo Swami tanto arrabbiato. Allora lo Swami, disgustato, si ritirò nel suo appartamento. Stanley aveva perso il controllo di sé per qualche tempo e ora era diventato anche più astratto nel suo comportamento. La madre di Stanley sapeva che suo figlio era stato disturbato per anni e per questa ragione aveva chiesta preoccupata di tenerlo molto vicino. Ora però il ragazzo si era lasciato andare nelle sue responsabilità e smise di pulire la cucina e il negozio. Voleva restare solo e guardare qualcosa. Era cupo e talvolta parlava di suicidio. Cessò anche di cantare i giri regolarmente. I ragazzi non sapevano che fare, ma pensavano che forse avrebbe dovuto essere mandato a casa da sua madre. Un giorno Stanley andò a visitare lo Svami. Entrò e si sedette. Prabupada, sì, Stanley, posso avere 50 dollari? Prabupada, perché? Prabupada aveva l'abitudine di tenere un po' di denaro in modo che se qualche ragazza aveva bisogno di qualcosa, anche solo 25 cents per il bus doveva andare dallo svami. Egli non sprecava mai. Era così frugale che quando riceveva una lettera tagliava con molta cura la busta e usava l'interno come carta da scrivere. Perciò egli voleva sapere perché Stanley voleva i 50 dollari. Stanley rispose sottovoce. Voglio comprare della benzina e bruciarmi nel fuoco. Prabupada vide Chuck alla porta e gli disse di chiamare subito Bruce. Bruce salì di corsa e vide Prabupada e Stanley. Prabupada disse a Bruce, al quale aveva recentemente affidato la somma di cui si poteva disporre, di dare a Stanley 50 dollari e fece ripetere a Stanley la ragione della sua richiesta di denaro. Ma svamigi, Bruce protestò, non abbiamo tanto denaro. Vedi Stanley, disse con calma Prabupada. non abbiamo il denaro. Poi telefonò alla madre di Stanley. Più tardi Pravupada disse che avendo Stanley chiesto 50 dollari per la benzina, che costa soltanto 35 cents, aveva potuto capire che Stanley era pazzo. Come il solito, Kate era in cucina a preparare il pranzo, ma oggi lo svami era vicino ai fornelli e lo osservava. Kate lo guardò a sua volta e interruppe il suo lavoro. Svamigi disse, pensi che potrei diventare tuo discepolo? Sì, rispose Prabhupada, perché no? Il tuo nome sarà Krishna Questo semplice scambio di parole fu la prima richiesta di diventare discepolo e la prima assicurazione che l'iniziazione poteva essere ottenuta. Ma non era tutto qui. Prabhupada annunciò che molto presto ci sarebbero state le iniziazioni. Cos'è l'iniziazione, Swamiji? chiese uno dei ragazzi e Prabhupada rispose, ve lo dirò più avanti. Prima dovevano procurarsi le perline. Kate andò alla Tendis Letter Company e comprò perline di legno di un centimetro di diametro e spago adatto per legarle. Swamiji aveva detto che era molto meglio cantare i mantra sul japa, un japa di 108 perline, per essere esatti, questo avrebbe occupato il loro senso del tatto e si poteva valutare quante volte avevano cantato il mantra come, fa, come fanno i Vaishnava. Alcuni devoti in India hanno uno spago di oltre un migliaio di perle e cantano su quello ripetutamente. Spiegò ai ragazzi come fare un nodo doppio tra ogni perlina per 108 volte. Il numero 108 aveva un significato speciale. Le Upanishad erano 108 ed erano 108 le gopi più importanti di Sri Krishna. Gli iniziandi avrebbero dovuto prendere i voti e gli disse e uno dei voti sarebbe stato quello di cantare un numero prescritto di giri ogni giorno sulle perline. Circa 12 ragazzi dello Swami erano candidati, ma non vi era un metodo rigido di selezione. Se lo desideravano potevano avere l'iniziazione. Steve, benché stessi già facendo tutto ciò che lo svami mi chiedeva di fare, sentivo che l'iniziazione era un impegno pesante. I miei ultimi impulsi a restare completamente indipendente mi facevano esitare ad accettarla. Gli amici di Prabupada consideravano l'iniziazione in modi differenti. Alcuni la consideravano una cosa molto seria, altri invece una piacevole riunione o una festa. Pochi giorni prima della cerimonia, mentre nel cortile legavano le loro perline, Wally e Howard parlavano tra loro. Wally: "È soltanto una formalità, accetti Roswami come tuo maestro spirituale". Howard: "Che cosa implica questo fatto?". Wally: "Nessuno lo sa di preciso, in India è una pratica usuale". Non pensi di voler accettare come maestro spirituale? Howard: Non so, sembra un buon maestro spirituale, qualunque cosa significhi. Voglio dire che lui mi piace, mi piacciono i suoi insegnamenti in un certo senso, quindi egli è già il mio maestro spirituale. Soltanto non capisco come questo fatto possa cambiare la situazione. Wally: Nemmeno io. Penso che non la cambi, si tratta solo di una formalità. 8 settembre era Giammastami, il giorno dell'apparizione di Sri Krishna. Un anno prima, Bhaktivedanta Swami aveva festeggiato il compleanno di Krishna a bordo del Jaladuta, a poca distanza da Colombo. Ora, esattamente un anno più tardi, aveva con sé un gruppo di ragazzi che cantavano Hare Krishna. Li avrebbe riuniti, avrebbe chiesto loro di osservare un giorno di canto, di lettura delle scritture, di digiuno e di festa, e il giorno seguente ci sarebbero state le iniziazioni. Alle sei Swami scese per tenere la solita lezione del mattino e uno dei ragazzi gli chiese se poteva leggere il suo manoscritto. Swamiji si schermì un poco, ma non poté nascondere il suo piacere nel sentirsi chiedere di leggere il suo commento personale alla Bhagavad Gita. Generalmente leggeva un verso tratto dall'edizione Oxford della Gita, tradotta dal dottor Radha Krishnan. Sebbene i commenti presentassero la filosofia impersonalista, Swamigi aveva detto che le traduzioni erano accurate al 90%. Così quella mattina fece salire Roy a prendere il manoscritto e per un'ora lesse dalle sue pagine dati lo scritto. Per osservare Giammastami c'erano regole speciali non si doveva mangiare e si doveva occupare la giornata nel canto, nella lettura e parlando della coscienza di Krishna. Se qualcuno si sentiva troppo debole, poteva prendere della frutta in cucina, ma sarebbe stato meglio digiunare fino alla festa di mezzanotte, come fanno i devoti in India. Disse che in India milioni di persone, indù, musulmani o altri, celebravano il giorno dell'apparizione di Shri Krishna. In ogni tempio era festa e si celebravano i divertimenti di Krishna. E ora, disse infine, vi dirò qual è il significato dell'iniziazione. Iniziazione significa che il maestro spirituale accetta di prendersi cura del discepolo e il discepolo accetta di adorare il maestro spirituale come Dio. Fece una pausa. Nessuno fiatò. Ci sono domande? chiese. Non vi erano domande. Allora si alzò e se ne andò. I devoti erano rimasti esterrefatti. Avevano sentito bene? Per settimane intere aveva spiegato che se qualcuno dichiara di essere Dio, bisogna considerarlo un cane. Non ci capisco più nulla, disse Wally. Nessuno ci capisce più nulla, disse Howard. Svamigi ha appena buttato una bomba. Pensarono a Kate. Lui era una persona saggia. Consultiamo Kate. Kate però era all'ospedale. Parlando tra loro, diventarono sempre più confusi. La frase di Swamiji aveva confuso le loro capacità di giudizio. Alla fine Wally decise di andare a trovare Kate all'ospedale. Kate ascoltò l'intera storia. Ascoltò che Swamiji aveva detto di digiunare, che aveva letto dal suo manoscritto, aggiungendo poi che avrebbe spiegato il significato di iniziazione. E tutti avevano aperto bene gli orecchi, tesi in avanti per sentire finché Svamiji aveva lanciato la bomba. Lo studente accetta il maestro spirituale e acconsente ad adorarlo come Dio. Ci sono domande? E Svamiji era uscito. Non so più se voglio ancora prendere l'iniziazione ora, confessò Wally. Dobbiamo adorarlo come Dio. Beh, in certo senso lo state già facendo. Perché fate tutto ciò che lui vi dice, rispose Kate, e disse che avrebbero dovuto parlare con Swamigi prima dell'iniziazione. Wally tornò al tempio a consultarsi con Howard e insieme salirono nell'appartamento di Swamigi. Quello che ci hai detto stamattina, esordì Howard, significa che dobbiamo accettare l'idea che il maestro spirituale è Dio? Significa che gli è dovuto il medesimo rispetto che sia per Dio, perché è il suo rappresentante. Prabhupada rispose con calma. Allora egli non è Dio? No, disse Prabupada, Dio è Dio, il maestro spirituale è il suo rappresentante, equivale a Dio, perché può dare Dio al discepolo sincero. È chiaro? Lo era. Era uno sforzo fisico e mentale il fatto di restare digiuni per l'intera giornata. Gian era inquieta si lamentava perché non le era possibile rimanere più a lungo a causa del suo gatto. Bravo Pada cercò di forzarla, ma lei se ne andò comunque. Quel giorno quasi tutti gli iniziandi trascorsero diverse ore impegnandosi a infilare i loro giapa fatti di perline di legno in di un rosso acceso. Dopo aver assicurato un'estremità dello spago a un calorifero o a un'inferriata della finestra, facevano scorrere sullo spago una perlina per volta e la fissavano con due nodi ben stretti, cantando un mantra Hare Krishna per ogni perlina. Era servizio devozionale questo, cantare Hare Krishna e infilare il japa per l'iniziazione. Ogni perrina fissata con un nodo sembrava segnare un evento decisivo. Prabhupada aveva detto che in India i devoti cantavano almeno 64 giri di giappone al giorno. Recitare una volta il mantra Hare Krishna su ognuna delle 108 perrine era chiamato un giro. Il suo maestro spirituale gli aveva detto che chi non era capace di cantare 64 giri al giorno era un'anima caduta. Dapprima alcuni dei ragazzi, pensando di dover cantare anche loro 64 giri al giorno, rimasero perplessi. Sarebbero stati impegnati per tutta la giornata. Come potevano andare a lavorare se dovevano cantare 64 giri? Com'era possibile cantare 64 giri? Poi qualcuno disse che Swamiji aveva affermato che 32 giri al giorno sarebbero stati il minimo sufficiente per l'Occidente. Wally disse che aveva sentito Swamiji parlare di 25, ma ancora sembrava impossibile. Poi Swamiji chiese il minimo assoluto, 16 giri al giorno, ma non di meno. Chiunque prendesse l'iniziazione doveva prometterlo. La preparazione del japa, il canto, la lettura e i pisolini riempirono la giornata fino alle 11 di sera, quando tutti furono invitati a salire nella stanza di Swamiji Sfilando nel cortile sentivano una calma insolita nell'atmosfera e Houston Street, al di là del muro, era immersa nel silenzio. Non c'era luna. Tutti i seguaci sedettero sul pavimento e mangiarono soddisfatti il prasadam nei piatti di carta. Swamiji si sedette in mezzo a loro per raccontare la storia della nascita di Shri Krishna. Shri Krishna era apparso in quella sera, 5.000 anni prima. Era nata a mezzanotte come figlio di Vasudeva e Devaki nella prigione del re Kamsa e immediatamente suo padre, Vasudeva, l'aveva portato a Vrindavana, dove egli fu allevato come figlio di Nanda Maharaj, un pastore. Prabhupada parlò anche della necessità di purificarsi per poter avanzare nella vita spirituale. Non è sufficiente limitarsi a cantare i santi nomi, e gli disse. Bisogna diventare puri all'interno e all'esterno. Il fatto di cantare in modo puro ci permette di avanzare nella vita spirituale. L'essere vivente perde la sua purezza perché vuole godere dei piaceri della materia. Tuttavia la persona impura può diventare pura se segue Krishna e gli offre il suo lavoro. I principianti nella coscienza di Krishna hanno la tendenza a diminuire i loro sforzi dopo un certo tempo ma per avanzare spiritualmente si deve resistere a questa tensione e gradualmente lo sforzo e la devozione. Michael Grant Sentì l'iniziazione soltanto il giorno prima della cerimonia. Ero stato occupato con la mia musica e per qualche tempo non avevo partecipato agli incontri, Stavo camminando per la seconda Evenue in compagnia di uno degli iniziandi e lui mi disse che il giorno dopo avrebbe avuto luogo una cerimonia di iniziazione. Gli chiesi di informarmi al proposito e lui disse Beh, da quello che ho capito, significa che accetti il Maestro Spirituale come Dio. Per me questa fu una grossa sorpresa e non sapevo cosa pensare, tuttavia non me ne preoccupai eccessivamente perché la noncuranza con cui mi era stata data l'informazione mi fece supporre che non si trattasse di una cosa molto importante. Mi chiese così, per curiosità, se avevo l'intenzione di partecipare, e io con altrettanta noncuranza risposi Beh, penso di sì, perché no? Proviamo. Gian pensava che non sarebbe stata una discepola molto obbediente, e l'idea dell'iniziazione la spaventava. Lo Swami le piaceva, le piaceva soprattutto cucinare per lui. Fu Mike che la convinse, lui ne aveva l'intenzione e lei lo avrebbe seguito. Grazie alle sue letture, Karl Jürgens era abbastanza informato sul significato dell'iniziazione e più degli altri sapeva che si trattava di un impegno serio. Fu sorpreso di sentire che Swamiji si era offerto di iniziare i discepoli e scelse un atteggiamento cauto. Sapeva che iniziazione significava rifiutare il sesso illecito, l'uso di sostanze intossicanti e il consumo di carne. Inoltre, sapeva che il discepolo iniziato si assumeva nuove responsabilità di diffondere gli insegnamenti del Maestro spirituale. Karl si sentiva meno coinvolto da quando lo Swami si era trasferito nella seconda avenue, ma decise di assistere ugualmente alla cerimonia di iniziazione. Bill Epstein non aveva mai dichiarato di essere un discepolo serio. La cerimonia dell'iniziazione era soltanto un altro aspetto della scenografia curata dello svami e si sentiva libero di considerarla con serietà oppure no. Ma anche senza serietà, prendere l'iniziazione poteva andar bene. Voleva provare. Carol Becker fu sorpresa di sentire che alcuni avevano deciso di prendere l'iniziazione benché non avessero l'intenzione di abbandonare le loro cattive abitudini. Aveva cessato di frequentare con regolarità subito dopo il trasferimento dello svami e non sentiva alcun desiderio di chiedere l'iniziazione. Del resto pensava probabilmente lo svami non avrebbe dato l'iniziazione alle donne. Robert Nelson non aveva dimenticato lo svami e gli piaceva aiutarlo tutte le volte che poteva. Tuttavia, a parte una visita occasionale di amicizia, aveva cessato di frequentarlo. Generalmente preferiva starsene solo, viveva ancora nei quartieri alti e non faceva parte dello scenario del Lower East Side. James Green pensava di non essere abbastanza puro per essere iniziato. Chi sono io per essere iniziato? Lo svami però gli aveva chiesto di portare qualcosa al negozio. Quando arrivai sembrava sottinteso che avrei preso l'iniziazione fu così che pensai perché no? Stanley era ormai attaccatissimo allo svami e ai suoi seguaci. Cantava regolarmente i giri ed era uscito dalla sua crisi. Chiese a sua madre il permesso di prendere l'iniziazione e lei rispose che era d'accordo. Steve voleva avere ancora un po' di tempo per pensarci. Kate era all'ospedale. Per Bruce era troppo presto aveva partecipato soltanto per una o due settimane. Chak si era preso una settimana di vacanza dalla vita spirituale regolare del tempio e non sapeva nulla delle iniziazioni. A nessuno fu chiesto di rasarsi la testa, di tagliarsi i capelli o di cambiarsi d'abito. Nessuno offrì a Prabhupada il tradizionale Guru Dakshina, la donazione che generalmente il discepolo offre al maestro spirituale per testimoniare la sua gratitudine. Ben raramente qualcuno l'aiutava nelle sue pratiche e Svamiji dovette provvedere di persona alla cucina e ai preparativi per l'iniziazione. Egli era perfettamente consapevole della mentalità dei suoi ragazzi e cercò di non pretendere nulla da nessuno. Alcuni dei suoi seguaci fino, fino all'iniziazione non sapevano nemmeno che i quattro principi regolatori, non mangiare carne, non servirsi di sostanze intossicanti, non avere rapporti sessuali illeciti e non giocare d'azzardo, erano obbligatori per tutti i discepoli. Quando glielo chiesero, la sua risposta fu: Sono molto contento che me lo abbiate chiesto finalmente. Sarebbe stato un vero sacrificio vedico. Con un fuoco sacro proprio lì, nella stanza anteriore dell'appartamento di Svamigi. Al centro della stanza vi era l'arena per il sacrificio, una piattaforma di mattoni alta circa 12 cm e larga 60 cm quadrati, ricoperta da un cumulo di terra. La terra veniva dal cortile e i mattoni da un edificio vicino che era stato smantellato. Attorno al rialzo di terra c'erano 11 banane. Burro chiarificato, semi di sesamo, grani interi di orzo, tinture in polvere in cinque colori e del combustibile. Gli undici iniziandi occupavano quello che restava della stanza, seduti uno accanto all'altro attorno all'arena del sacrificio. Dal corridoio gli ospiti allungavano il collo per guardare con curiosità verso la porta aperta. Per tutti, fuorché per Roswami, si trattava di una cosa nuova e strana e ogni fase della cerimonia si svolse secondo le sue direttive, dirette istruzioni. Quando alcuni ragazzi fecero un pasticcio nel tentativo di ornare la fronte con il tirak Vaishnava, Prabhupada con pazienza aveva fatto scorrere il dito sulla loro fronte segnando una bella V sottile. Si sedette davanti al cumulo di terra di fronte alla sua congregazione. Non sembravano molto diversi da ogni altro gruppo di giovani hippie del Lower East Side e sembravano riuniti per una qualsiasi, un qualsiasi genere di incontro, spirituale, culturale, musicale o altro. Alcuni erano là soltanto per vedere che cosa sarebbe accaduto. Alcuni erano profondamente devoti allo svami. Tutti però erano curiosi. Swamigi aveva chiesto loro di cantare il mantra a bassa voce per tutto il tempo della cerimonia, e ora il canto era diventato un ronzio continuo che accompagnava i suoi misteriosi movimenti di sacerdote capo del rito vedico. Cominciò con l'accendere una dozzina di bastoncini d'incenso, poi eseguì la purificazione con l'acqua. Prendendo un cucchiaino con la mano sinistra e attingendo da una tazza, versò tre gocce d'acqua nella mano destra e le aspirò. Ripeté l'operazione tre volte. La quarta volta non bebbe l'acqua, ma la gettò dietro di sé sul pavimento. Passò poi il cucchiaino, il cucchiaio e la tazza agli iniziandi ed essi cercarono di imitare quanto aveva fatto lui poco prima. Se qualcuno di loro versava l'acqua nella mano sbagliata e beveva nel modo sbagliato, lo correggeva con pazienza. Ora, disse, ripetete con me. E una parola per volta fece loro recitare il mantra vedico per la purificazione. OM APPAVITRA APPAVITRUVA vastam GATU PIVA YASMARET PUNDARI ksham SABHAYA BHYANTARASHU Sri Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. Gli iniziandi cercarono, pur con esitazione, di seguire la pronuncia corretta delle parole che essi non avevano mai ascoltato prima. Poi Svamiji ne dette la traduzione. Purificato o non purificato, anche se è passato attraverso tutte le situazioni, chiunque ricordi Dio, la Persona Suprema, che ha occhi simili al fiore di roto, e purificato all'interno e all'esterno, tre volte ripeté la purificazione con l'acqua. Il brusio del mantra Hare Krishna riempì la stanza, mentre la tazza passava da un ragazzo all'altro e tornava da lui. Per tre volte egli guidò il canto del mantra. Om Appavitra, poi alzò una mano e, mentre il brusio del canto si spegneva, cominciò il discorso. Dopo il discorso, Swamiji chiese ai devoti di venire avanti, uno a uno, per porgergli il japa e cominciò a cantare sui loro japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tutti recitavano il mantra e il brusio riempì di nuovo la stanza. Dopo aver finito un giro, chiamava di nuovo il proprietario del japa e sollevava la corona per mostrare come doveva essere usata. Poi annunciava il nome spirituale dell'iniziato e del discepolo, e il discepolo, ricevendo di nuovo il suo japa, si inchinava a terra e recitava Namaun Padaja, Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Svamini Tinamine Offro i miei rispettosi omaggi a sua divina grazia, aci Bhaktivedanta Svami, che è tanto cara a Sri Krishna perché ha preso rifugio ai suoi piedi di loto. Gli iniziati erano undici e undici erano i japa. La recitazione del mantra durò più di un'ora. Svamiji diede a ogni ragazzo una collana di perline da mettere al collo e disse che era simile a un collare per i cani per indicare che il devoto è il cane di Krishna. Walli ricevette il suo japa e il suo nuovo nome, Umapati e tornò al suo posto accanto a Howard. Disse, è meraviglioso, ricevere il giapa è stato meraviglioso. Uno per uno, ogni iniziato ricevette il suo giapa e il suo nome spirituale. Howard diventò Hayagriva, Wally diventò Umapati, Bill diventò Ravindra Svarupa, Carr diventò Karlapati, James diventò Jagannath, Mike diventò Mukunda, Gian prese il nome di Janaki, Roy diventò Ray Ram e Stanley diventò Striadisha. Un altro Stanley, un ragazzo di Brooklyn che aveva un lavoro regolare e Janos che studiava all'Università di Montreal, avevano con lo SWAM una relazione abbastanza periferica. Comparvero quella sera e presero l'iniziazione con gli altri, riceve ricevendo il nome di Satyavrata e Gianardana. <coughs> Poi svamigi cominciò il sacrificio del fuoco, cospargendo con i colori il monticello di terra che stava davanti a lui. Con rapita attenzione i ragazzi seguivano tutti i suoi misteriosi movimenti, mentre lui raccoglieva i ramoscelli e i pezzetti di legno, li immergeva nel burro chiarificato e dopo averli accesi con la fiamma di una candela li disponeva in un piccolo falò al centro del monticello di terra. Prese una ciotola e vi mescolò i semi di sesamo, l'orzo e il burro chiarificato. Poi passò la ciotola ai ragazzi. Ogni nuovo discepolo prese una manciata della mistura ad offrire al fuoco. Poi Svamiji cominciò a recitare preghiere in sanscrito e chiese a tutti di ripeterlo. Ogni preghiera finiva con la parola Svaha cantata tre volte. A ogni Svaha gli iniziati lanciavano nel fuoco un po' della mistura di sesamo e orzo. Svamiji continuava a versare burro, ad ammucchiare altra legna, e a cantare altre preghiere, finché tutto il monticello andò in fiamme. Le preghiere continuavano veniva versato burro, il fuoco diventava sempre più grande e la stanza sempre più calda. Dopo quindici o venti minuti, Swamici chiese a ognuno degli iniziati di farsi avanti e mettere la banana nel fuoco. Con undici banane mucchiate sul fuoco, le fiamme cominciarono a spegnersi e il fumo a ispessirsi. Alcuni iniziati si alzarono e fuggirono, tossendo, nell'altra stanza, e gli ospiti indietreggiarono nel corridoio. Ma Svamigi continuò a versare nel fuoco il resto del burro e dei semi. Questo genere di fuoco non è spiacevole, disse. Altri tipi di fumo sono fastidiosi, ma questo no. Anche se tutti avevano gli occhi lacrimanti per l'irritazione, chiese di tenere le finestre chiuse. In questo modo la maggior parte del fumo rimase all'interno dell'appartamento e nessuno dei vicini ebbe a lamentarsi. Swamiji fece un grande sorriso, si alzò in piedi davanti al fuoco del sacrificio, l'ardente lingua di Vishnu, e cominciò a battere le mani cantando Hare Krishna. Mettendo un piede davanti all'altro, cominciò a danzare davanti al fuoco. I suoi discepoli lo seguirono nel canto e nella danza, e il fumo si dissolse piano piano. Disse a ogni discepolo di posare il suo giapa ai piedi di Sri Chaitanya, raffigurato nel pancia che stava sul tavolo. Poi finalmente fece aprire le finestre. La cerimonia era terminata e nell'appartamento l'aria si stava facendo sempre più limpida. Svamiji cominciò a ridere. C'era tanto fumo che ho pensato che avrebbero chiamato i pompieri. Prabhupada era felice. Fece distribuire il prasadam a tutti i devoti e agli ospiti. Il fuoco, le preghiere, i voti, e il fatto che tutti cantassero Hare Krishna aveva creato un'atmosfera propizia. La coscienza di Krishna stava crescendo. Ora, anche in Occidente c'erano dei voti iniziati. Infine, quasi tutti i discepoli tornarono a casa lasciando il loro Maestro Spirituale a fare le pulizie dopo la cerimonia dell'iniziazione. 10 settembre. La mattina che seguì il giorno delle iniziazioni, Prabhupada, seduto nel suo appartamento, stava leggendo un commento allo Srimad Bhagavatam. Il grosso volume di sanscrito era appoggiato sul tavolo dinanzi a lui mentre leggeva. Gli occhiali con montatura di corno che cambiavano un po' la sua espressione e gli davano l'aria di uno studioso. Usava gli occhiali solo per leggere, il che, a guardarlo, aggiungeva l'impressione Egli fosse immerso in una profonda meditazione professionale. La stanza era quieta e la luce brillante del pieno mattino irradiava colore attraverso la finestra. Improvvisamente qualcuno bussò alla porta. Sì, entra. Alzò gli occhi, rimuovendo gli occhi. mentre Mike e Jan, ora Mukunda e Janaki, aprivano la porta facendo capolino. Egli aveva chiesto di vederli. Sì, sì, venite. sorrideva. Ed essi entrarono, chiudendo la porta dietro di loro, due americani giovani e vivaci. Dai suoi occhi espressivi sembrava che egli fosse divertito. Si sedettero dinanzi a lui, e Prabupada allegramente si rivolse loro con i nuovi nomi di iniziati. Così voi state vivendo insieme, ma avete preso con serietà i voti di iniziazione. Che cosa pensate di fare? Beh, Mukunda sembrava imbarazzato. Non c'è alcun amore in coscienza di Krishna? Svamiji annui. Sì, sto chiedendo perché non vi sposate? Essi furono d'accordo che era una buona idea e immediatamente Prabhupada fissò la data del matrimonio per due giorni più avanti. Svamiji disse che avrebbe cucinato una bella festa e avrebbe tenuto la cerimonia del matrimonio nel suo appartamento. Chiese a Mukunda e a Janaki di invitare i loro parenti. Sia Mukunda sia Janaki erano cresciuti nell'Oregon e per i componenti delle loro famiglie era impossibile viaggiare a così lunga distanza senza un po' di preavviso. Solo la sorella di Janaki, Joan, accettò di venire. Joan, non sapevo di che genere di matrimonio si trattasse. Tutto ciò che sapevo è che loro avevano incontrato uno svami, avevano appreso il sanscrito da lui e stavano frequentando il piccolo tempio sulla seconda avenue. Quando vidi lo Svami, egli era seduto accanto alla finestra della stanza anteriore, in piena luce, circondato da recipienti di prasadam, che stava distribuendo i devoti seduti intorno a lui contro la parete. Era una seguace della macrobiotica e non ero tanto ansiosa di prendere questo pasto di mezzogiorno. Quando entrai nella stanza, lo Svami chiese chi fossi. E Mukunda rispose: Questa è la sorella di Janaki, Joan. È venuta dall'Oregon per assistere al matrimonio. Swamigi disse, Oh, dov'è l'Oregon? e Mukunda rispose che si trovava a 3.000 miglia, sull'altra sponda degli Stati Uniti. Allora egli disse, Oh, è venuta da molto lontano. Molto bene. Quando arrivano gli altri membri della famiglia? Allora spiegai che soltanto io ero venuta per il matrimonio ed egli disse, Non importa, è molto bello che tu sia qui. Siediti, ti prego e prendi un po' di Krishna Prasadam mi offrì dal un sabgi piuttosto umido yogurt, insalata e ciapati ma poiché io credevo nella macrobiotica tutto questo Prasadam non mi era gradito in pratica mi si fermava continuamente in gola tuttavia ricordo che guardavo la radiosa e bella persona che era tanto ansiosa che io gustassi il Prasadam da lui preparato così lo mangiai ma decisi che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrei accettato di pranzare con i devoti. Ad ogni modo, il pasto si concluse e Svamiji, mi, che mi stava osservando, disse: Ne vuoi ancora? Ne vuoi ancora? Io lo ringraziai e dissi che ero sazia. Era tutto molto buono, ma io non potevo prenderne di più. Infine, il prasadam era terminato ed essi si alzarono per ripulire, mentre Swamiji ci comunicava che voleva vedere Mukunda, Janaki e me per organizzare i preparativi del matrimonio che doveva aver luogo il giorno dopo. Così, mentre eravamo ancora tutti seduti nella stanza con lui, lo Swamiji si spostò nell'angolo dove stava un grosso vaso contenente sciroppo di zucchero cristallizzato che aderiva all'esterno. Pensai, Suppongo che questa sia una prova di resistenza, ma non è possibile per me prenderne ancora. Egli però pose la mano nel recipiente e ne estrasse un grosso, rotondo e gocciolante gulab jamun. Dissi: "Oh no, sono troppo piena, non posso prenderlo". Ma egli disse: "Prendilo, prendilo". Mi fece alzare la mano e me lo fece prendere. Quando infine terminai il gulab jamun, ero fermamente convinta che quella era l'ultima volta che venivo allora egli cominciò a spiegare che nella tradizione vedica era la donna che provvedeva a fare ricchi preparativi per il matrimonio e poiché ero l'unico membro della famiglia venuto ad assistere alla cerimonia, avrei dovuto venire il giorno dopo per aiutarla ad organizzare la festa. Così il mattino dopo, alle nove, mentre Gianacchi decorava la stanza del fuoco sacrificale, infilando ghirlande di foglie e di fiori sulla sommità della stanza, io andai di sopra per incontrare Svamiji. Appena arrivai, mi mandò immediatamente a fare spese: cinque o sei articoli da acquistare. Uno di questi articoli non era reperibile in nessun supermercato, benché lo chiedessi a molti negozianti. Quando tornai, mi chiese. Hai comprato tutti gli articoli che ti avevo richiesto? E io risposi: "Tutti eccetto uno". "Quale?" chiese. Io risposi che nessuno sapeva che cosa fosse il tumar. Mi fece lavare le mani e mi fece sedere sul pavimento nella stanza anteriore con un sacchetto di due chili e mezzo di farina, mezzo chilo di burro e una brocca d'acqua. Mi guardò e mi disse: "Puoi fare una pasta mediamente morbida?" Risposi: Vuoi dire una pasta, una crostata o una pasta short crust oppure brichè?» Che genere di pasta vuoi? Quanti anni hai? chiese. Io dissi, ho 25 anni svamigi. A 25 anni non sai fare una pasta abbastanza morbida? È tradizione in India che ogni ragazza dall'età di 5 anni impari a fare questa pasta. Ma non importa, ti insegnerò. Così con destrezza,. Vuotò il sacchetto della farina e con la punta delle dita scavò nel burro finché la mistura ebbe una consistenza di aspetto fibroso. Poi fece un foro nel centro dell'impasto, vi versò la giusta quantità d'acqua e in modo esperto la rese liscia e vellutata, una pasta abbastanza morbida. Poi portò in un vassoio delle patate cotte, le lavorò con le dita e cominciò a spruzzarle di spezie. Mi insegnò come fare... Delle patate cotte. Mi insegnò come fare per preparare i cacciori di patate, che consistono di una pasta indiana fritta, ripiena di patate con le spezie. Dalle 11 del mattino fino alle 5 del pomeriggio restai in quella stanza a fare i cacciori di patate. Nel frattempo, nel corso del pomeriggio, Svamiji portò altri 15 piatti vegetariani speciali, ognuno in quantità sufficiente per 40 persone. Li aveva preparati personalmente nella piccola cucina lì accanto. Era piuttosto caldo quel pomeriggio e io sudavo, chiesi, Svamigi, posso avere un bicchiere d'acqua? Si guardò intorno e disse: Vai a lavarti le mani. Immediatamente lo fece e appena tornai, aveva un bicchiere d'acqua per me. Mi spiegò che mentre si prepara il cibo da offrire al Signore Supremo, non si deve pensare di mangiare o bere alcunché. Così, dopo aver bevuto l'acqua, andai di nuovo a lavarmi le mani prima di sedermi. Dopo le due pomeridiane, chiesi: Svamiji, posso avere una sigaretta? Egli si guardò intorno e disse: Vai a lavarti le mani. Lo feci e, al mio ritorno, lui mi spiegò le quattro regole della coscienza di Krishna e io continuai a fare i calcioli. Verso le tre e mezza o le quattro la stanza era diventata caldissima. E mentre lo Swami portava una delle sue preparazioni, io stavo strofinandomi la fronte con il braccio e con la mano. Egli mi vide e disse, per favore vai a lavarti le mani. Di nuovo ubbidì, e quando tornai mi diede un tovagliolino di carta. Mi spiegò che cucinare, per Krishna, richiede un certo livello di pulizia e purezza, differente da quelli cui eravamo abituati. Erano presenti circa trenta persone. Le decorazioni erano simili a quelle preparate per il giorno delle iniziazioni, ma erano più festose e più opulente. La stanza anteriore dello svami era ornata con rami di pino e le ghirlande di foglie e di fiori pendevano da un lato all'altro della stanza. Alcuni iniziati arrivarono con i loro giapari perline rosse attorno al collo. Avevano preso i voti ora sedici giri al giorno e cantavano proprio secondo gli insegnamenti di svamigi Mentre con allegria e consapevolezza si chiamavano l'un l'altro con i loro nomi spirituali. Janaki. Svamiji aveva detto che avrei dovuto indossare un sari per il matrimonio e il sari avrebbe dovuto essere di seta. Quando gli chiesi di che colore doveva essere, mi rispose che doveva essere rosso. Così Mukunda mi comprò un sari molto elegante e qualche bel gioiello. Gli amici dello Svami erano abituati a vedere Janaki che veniva sempre con Mukunda, ma generalmente lei era vestita molto semplicemente. Essi rimasero stupiti e anche un po' imbarazzati nel vederla entrare adorna di gioielli, con un po di trucco e vestita con un sari rosso vivo. I capelli della sposa erano rialzati, intrecciati ed erano ornati con un fermaglio ovale di filigrana d'argento. Portava anche pesanti orecchini d'argento che Mukunda aveva comprato in un negozio elegante di oggetti importati dall'India sulla Quinta Avenue e dei bracciali d'argento. Prabhupada invitò Mukunda e Janaki a sedersi di fronte a lui sull'altro lato dell'arena del fuoco sacrificale come nel giorno dell'iniziazione accese l'incenso insegnò loro il modo di purificarsi con l'acqua recitò il mantra della purificazione e poi cominciò a parlare. Spiegò qual è la relazione tra marito e moglie in coscienza di Krishna e come essi dovessero reciprocamente servirsi e servire Krishna. Prabhupada chiese alla sorella di Janaki di presentare formalmente sua sorella Mukunda come sua moglie. Poi Mukunda ripeté le parole di Svamiji: Accetto Janaki come moglie e mi prenderò cura di lei per tutta la vita. Vivremo insieme pacificamente in coscienza di Krishna e non vi sarà mai separazione tra di noi. Allora Prabhupada si rivolse verso Janaki: Accetti tu Sriman Mukunda Das Brahmachari come compagno della tua vita? Lo servirai sempre e lo aiuterai a compiere le sue attività coscienti di Krishna? Allora Janaki rispose: Sì, accetto Mukunda come mio marito per tutta la vita. Non vi sarà mai separazione tra noi, sia nella felicità sia nel dolore. Lo servirò sempre e vivremo pacificamente insieme in coscienza di Krishna. Nessuno sapeva qualcosa di ciò che stava accadendo, eccetto Svamigi. Egli guidò il canto, dette le direttive per la sposa e le istruì per la reciproca promessa. Disse loro dove sedersi e cosa fare. In realtà era lui che aveva detto loro di sposarsi. Aveva anche cucinato un festino elaborato che aspettava in cucina a completamento della cerimonia. Prabupada chiese a Mukunda e a Janaki di scambiarsi le ghirlande di fiori e il posto in cui sedevano. Disse poi a Mukunda di spargere un po' di polvere vermiglia sulla scriminatura dei capelli di Janaki e di coprire la sua testa con il sale. Arrivò quindi il momento del fuoco del sacrificio e finalmente il banchetto. L'aspetto speciale del matrimonio fu il grande banchetto. Si risolse davvero in un successo sociale. Gli ospiti mangiarono con entusiasmo, chiesero di averne di più ed erano rapiti per i gusti sensazionali. I seguaci di Prabupada, che erano abituati al semplice menù giornaliero di riso, dal, sabge e sciapati, trovarono il pranzo inebriante e mangiarono fino alla piena soddisfazione. Molti amici di Mukunda erano seguaci della dieta macrobiotica e in un primo momento evitarono con meticolosità tutti i dolci. Gradualmente, però, l'entusiasmo degli altri annientò la loro resistenza e furono conquistati dall'esperta cucina dello Swami. Dio è proprio un buon cuoco, disse Janaki. Bruce, che aveva perso la prima iniziazione, osservava il fuoco del sacrificio e gustava i cacciori dello Swami per la prima volta. Decisa all'improvviso di dedicarsi alla coscienza di Krishna e di diventare un discepolo di Swamij il più presto possibile. La maggior parte degli ospiti si avvicinò allo Swami per ringraziarlo e si congratulò con lui. Egli era felice e rispose che erano tutte benedizioni di Krishna, grazia di Krishna. Dopo la cerimonia, Mukunda e sua moglie ricevettero molti devoti e ospiti nel loro appartamento. La serata aveva posto tutti in buone condizioni di spirito e Hayagriva recitò delle poesie. Allora qualcuno accese la televisione per vedere l'intervista programmata con Allen Ginsberg. E con grande felicità di tutti, Allen cominciò a suonare l'armonium e a cantare Hare Krishna. Disse anche che era arrivato uno svami nel Lower East Side che stava insegnando questo mantra yoga. Della coscienza di Krishna non si era mai sentito parlare prima, eppure i devoti ora potevano vedere una celebrità che stava facendo un kirtan alla televisione. L'intera serata sembrò propizia. Intanto nel suo appartamento Prabhupada, con un piccolo gruppo di aiutanti, provvedeva a ripulire ogni cosa dopo la cerimonia. Era soddisfatto, aveva introdotto alcuni elementi importanti della sua missione, la coscienza di Krishna, aveva iniziato alcuni discepoli, li aveva uniti in matrimonio e aveva offerto al pubblico il Krishna Prasadam. Se avrò i mezzi, disse ai suoi seguaci, terrò una festa importante come questa ogni giorno. Džaj, šreda prav upada dinamri taki, džaj, šreda prav upada taki, džaj.